Penso. Che abbiamo fatto? Allora, adesso è il momento di disegnare. Quindi voglio fare delle corna che fanno tipo così, qualcosa di molto simmetrico. E mettere qua invece questa testa. Spero che non si senta i lavori, qualcuno sta facendo i lavori, martella, fatemi sapere se si sente qualcosa. Secondo me si sente. Però vabbè, spero che non sia troppo di disturbo. Ah, la rimetto la musica? Ditemi un po'. Soprattutto se si sente martellare, forse è il caso. Forse hanno finito. Beh, mi sa che con la testa siamo a posto. Qui forse un po' più piccolo. Allora, intanto vi volevo chiedere, siccome aprile si avvicina, che sfida facciamo ad aprile? Si potrebbe andare avanti con sempre le parole giornaliere. Ciao Francesca. Quindi per le corna andrei un po' di fantasia. Penso sempre al ramo principale. Scusate se ogni volta mi soffio il naso, ma è così, c'ho la sindrome del naso gocciolante. Interessante, vero? Qui la cosa difficile sarà farle simmetriche. Però giustamente io non l'ho fatto in mezzo questo, l'ho fatto un po' spostato. Vabbè, non mi va di cancellarlo assolutamente. Poi teoricamente lo sketchbook dovrebbe essere anche un luogo in cui uno si rilassa un po', non sta facendo un dipinto finito. Quindi se non lo faccio qui che mollo un po' il perfezionismo. Ma insomma, si sente martellare o no? Ditemi un po' perché. Vabbè, ci può stare.
No, questa non mi piace tanto. Potrebbe essere così. Meglio. Questi capelli. Ok, il martellamento è leggero, mi dite. Povero Riccio, è stato un po' ingabbiato da queste corna. Non fa niente. Basta, mi sa che le lascio così. Bene. Il problema dei piattini è che io non voglio mai buttare tutto il colore che rimane, si spreca. Quindi, diciamo, quando è poco lo levo. Però se è così tanto cerco di non farlo. Quindi, vabbè, questo è il colore di oggi, quindi siamo tranquilli. Poi, siccome non devo mischiare, oggi devo fare solo un colore, non mi serve tanto spazio. Se avessi dovuto mischiare, avrei dovuto prendere un altro piatto o comunque crearmi più spazio. Maria, c'hai un film horror in sottofondo? Beh, rilassante, dai. Ciao, Hildy. Sotto mentite spoglie. Allora, sicuramente questo pennello e poi uno piccolo, sempre gli stessi, questi due. Io farei che adesso bagno tutto, tutta la corna. Vediamo un po' se è troppo grosso questo. No. Ok, quindi adesso bagno tutto fino a qua. Ribagno laddove si stava già asciugando. Ok. Teoricamente sarebbero chiare, però sicuramente sono più scure alla radice. Quindi comincio a mettere il colore dalla radice. Bello, guardate come fluisce. Quanto è bello l'acquerello. E poi si potrebbe anche così un po' aiutare a fluire. Quindi non so che vedete, ma inclinando lo aiutiamo a fluire. Cioè, avete visto che non ho fatto niente, ho messo il colore e già ha formato una sfumatura bellissima. Qui la guido un po' con il pennello, proprio delicato, delicato. Il pennello non era bagnato, era umido. Qui invece non c'è niente, quindi ci mettiamo un po' di colore.
sa che lo lascio così chiaro per adesso. E vado pure di qua. Probabilmente sarebbe meglio che io avvicinassi la telecamera. Che dite? Preferite vedere la palette? Oppure vorreste vedere un po' più zoomato? Se volete, datemi un feedback così mi adatto. Perché sto disegnando in piccolo. Quindi potrebbe avere senso fare un po' di zoom, ditemi voi. Non siate timidi, eh. Speriamo che mi esca così bene come questo. Perché ovviamente dipende anche da quanto colore c'avevo sul pennello e non è che me lo ricordo. Vediamo un po'. Ecco, forse questo sta viaggiando un po' meno, quindi ce ne metto un po' di più. E di nuovo inclino. Ciao Chiara, certo, ma non dovete fare quello che faccio io necessariamente, eh. Fate proprio quello che volete, se avevate già dei lavori su cui stavate lavorando. E cioè, non, queste cose non sono fatte per rifare quello che faccio io, anzi, giusto per collegarci un po'. Se lo volete cambiare un po' nello stile, volete fare uno stile più da illustrazione, come ho visto nel gruppo. Proprio quello che vi pare, non ci sono direttive. Qui si è già mezzo asciugato, quindi rimetto un po' d'acqua. Bene, questo adesso si asciugherà, intanto posso passare alla testa. Fatemi mettere l'immagine. Così vedo sia voi che questo. Anche questo, come al solito, lo comincio da bagnando. E stavolta non vado con la stessa quantità di colore delle corna, ci vado molto più leggera perché l'aria è pure più piccola.
Asciugo, sennò continua a espandersi, quindi primo strato fatto. Visto che c'è. Prima che mi scordo, segni di matita via, mi danno un fastidio questi. Poi se rimane non abbastanza definito, ci posso sempre tornare col pennello. Li tengo giusto dove mi servono ancora, tipo qua intorno agli occhi, per la forma mi potrebbero servire i tratti di matita, quindi li lascio. Tutto il resto, finché sono in tempo, li cancello, sennò poi non si levano più. Ok. Quindi, qui, invece di fare l'effetto contorno, vorrei semplicemente scurire un po' di più queste parti, ma proprio leggere, quindi prendere praticamente acqua sporca, questa qui. Pochissimo. Ha fatto tanto, è uno strato così leggerissimo. Però gli ha dato proprio forma. Sì, forse un altro pochino qua. Qui invece mi mancano delle zone più scure, tipo le cavità degli occhi. Ok, eppure un po' qua sotto. Qui praticamente ho messo una linea sottile
poi subito con l'altro pennello a sfumarla un po', alleggerirla anche, perché secondo me crea un effetto molto più naturale se viene un pochino sfumata quella linea. Poi ci sono delle ombre qua parecchio importanti, però non troppo scure, quindi acquetta, un po' più sporca di prima. Proprio bello come si alleggerisce così, quindi il colore viene prima messo più intenso, poi con un colpo di pennello così già si integra a tutto il resto. Quindi un po' lo farei pure qui, anche se c'è meno ombra, però non è che dobbiamo seguire per forza l'immagine. Infatti mi sa che lo faccio simmetrico anche nelle ombre, quindi anche questo lo scurisco anche perché mi è piaciuto come è venuto. Quindi pure quando prendete un'immagine, sentitevi tranquilli nel fare le vostre modifiche. Me ne sono accorta, eh? Però non ha suonato la sveglia? A zero, allora io rimetto, forse non è mezz'ora, un po' di meno. Allora, dicevamo, qui anche c'è un'ombra carina. Io spesso dipingo così, con questa, con due pennelli in mano. Grazie Maria, purtroppo c'è sempre un ritardo, no? Tra quello che faccio e quello che vedete voi, però credo di essermene accorta quasi subito che si era oscurato, non come l'altra volta, che sono stata 2 minuti con lo schermo nero. Comunque fate bene a scrivermelo perché se non me ne accorgo subito, almeno dopo un po' vedo i commenti. Siccome qua è un po' piatto, sto pensando a che
che ombre metterci? Qua ce n'è una leggera, quindi sempre delicatissimo il colore. Sto mettendo gli ultimi scuri, secondo me ci siamo quasi. Chi è che lo sta disegnando? Sì, esatto, Alessandra, è proprio così. Con il piccolo applico il colore, con il grande che è soltanto umido, cioè bagnato e asciugato, lo sfumo. Io mi trovo molto bene così. Se invece devo lavorare nel grande, uso due pennelli grandi, uno con il, ci metto il colore e l'altro sfumo. Poi ci sono tutte quelle incisioni, quelle parti più scavate, no? Che non so se fare o meno, perché mi piace come è venuto. Forse ancora un po' di definizione in qualche punto, sempre di contorno sfumato. E quei dettagli non so se farceli. Forse questa righetta e mezzo ci starebbe bene, però questo pennello non è così sottile. Quindi passo all'altro, questo proprio mini mini. E non voglio comunque una riga troppo scura. Poi sicuramente non fate una riga dritta così, perché non è dritta. In alcuni punti neanche ci passo. E poi la metto tipo a puntini, un po' zigzag, se no sembra troppo artificiale. No, ci stava bene. Allora, quasi quasi ne faccio qualcun altro di dettaglio, tipo qua.
Sì, ci stavano decisamente bene. Ma per esempio, per capire come lo vedete, con che definizione, la vedete la linea che ho fatto qua in mezzo? Per capire. Ovviamente ognuno ci avrà una connessione diversa, però. Siccome se io mi collego su YouTube mi vedo proprio tutto sgranato la pagina. Basta, mi sa. Basta. Le corna, c'è un pochino di dettaglio qui sulle corna. Vabbè, a sto punto facciamogli pure quello. Ok, la vedete leggera, vabbè, meglio di niente. Qui ci sono queste striscioline. Bene, e questo è andato. Allora, adesso per curiosità, zoom un po' di più sulla pagina, così poi mi dite che preferite, perché io, essendo le prime dirette, ho bisogno anche di voi di capire come farlo al meglio. Quindi, adesso devo un attimo levare lo schermo, torno presto. Torno presto, non vi preoccupate, perché vorrei. Rieccomi. Penso che così sicuramente il dettaglio sarà maggiore, quindi tanto. Adesso dipingo qua e vediamo come vi sembra così. Allora, il prossimo soggetto avevo selezionato, mi sembra, un nido con le uova, perché mi sembrava carino per questo colore. Quindi ora vi metto l'immagine. Questo vi serve ancora? Vabbè, lo metto giù, poi tra un po' lo levo. Queste uova. Facciamo che. Così. E poi anche perché volevo provare un pennello nuovo. Molto meglio, perfetto, dai. E benissimo. Allora, volevo provare un pennello nuovo, guardate che strano che è. Non
Non ho mai provato un pennello così, questo è proprio d'acquerello. E c'ha questa forma allungatissima, quindi è proprio per fare i capelli, tutte quelle cose sottili, no? È un po' grosso rispetto alla superficie che adesso devo coprire, però tanto stiamo provando cose, quindi questo sicuramente lo voglio provare per fare proprio tutti i vari rametti del nido. Però prima disegno, proprio un'indicazione così, diciamo. Mi faccio solo proprio le uova e la forma generica dell'ovale del nido, non mi serve altro. Però la prima cosa che farei è proprio di la parte scura sotto le uova. Non mi va di usare il fluido mascherante, quindi ci passerò intorno. Questo c'ha i rametti davanti. Questo, diciamo, arriva più qua. E l'immagine, quindi bagno un po' cercando di evitare le uova che devono restare chiare, mentre vado anche oltre la forma del nido per adesso, quindi mi preoccupo solo di evitare. Qui non ci vado perché è più chiaro. Quindi diciamo questa parte superiore adesso sto facendo, sto bagnando, non si vede, no, non si vede niente di dove è l'acqua. Ok. Adesso lo sto proprio picchiettando il colore, perché si espande meglio se lo picchietto invece di strusciare il pennello. Quando mi impallo, perché sto pensando, pensavo che provo con, oddio, capelli ovunque. Volevo provare con il pennello a ritrovare dei chiari. Sì, può funzionare. Vedete, sto spingendo da fuori a dentro e praticamente quella linea lì si schiarisce per imitare un po' i rametti che vanno a finire nella parte scura. In effetti funziona. Un po', insomma.
si schiarisce un po'. Ciao Maria. Vabbè, per adesso lo lascio così. Perché io non ho una strategia precisa, cioè ogni soggetto è un po' una scoperta. Non ho mai fatto un nido all'acquerello, quindi vado un po' a intuito. L'intuito ovviamente si sviluppa quando hai esperienza con quel materiale. Però per dire, non è che parto con una strategia chissà quanto elaborata. Adesso qui è ancora un po' bagnato, vediamo un po' se. Vabbè, comincio a fare questo movimento qua per mettere questi rametti. In effetti funziona abbastanza bene che alcuni si vanno a sfumare perché c'era l'acqua, altri rimangono più definiti invece, perché incontrano la carta bagnata e l'effetto è carino. Poi quando si asciuga ci rivado. Quindi invece di pensare troppo all'oggetto, penso più a un tipo di pennellata che potrebbe rappresentare quel soggetto, a un tipo di forma. Si sta ingrandendo questo nido, ma non fa niente. E adesso qui sotto invece posso provare un altro modo di fare, andando prima sull'asciutto e poi dopo ci faccio uno strato di bagnato, vediamo che esce fuori. Quindi adesso asciugo questo, se no non posso fare più niente. Allora, intanto farei le uova. Le uova le bagno una alla volta. No, acqua sporca. Anzi, il pennello lo sporco. Ok, quindi primo uovo è bagnato e ci vado a mettere poco colore in fondo.
Allora, mentre queste si asciugano, potrei fare uno strato qui. Non so, proviamo. Teoricamente è più scuro, del resto. Però se lo lascio un po' trasparente si vedono i segni che ho messo prima. Non lo so, forse era meglio prima, non era male con quegli spazi bianchi, anche se non aveva troppo senso. Ecco, forse lo lascio un po' così vago. Beh, effettivamente facilita tantissimo questo pennello a fare questi tratti, è proprio impossibile farli con il pennello di prima. Interessante. Bene, qui adesso sto andando sull'asciutto, quindi come dicevo prima, almeno posso definire un po' meglio. Però mi piace così un pochino evanescente questa parte qua, non la voglio dettagliare troppo, voglio giusto riscurire un po' vicino alle uova, se no si perde un po' quel contrasto. Quindi andrei un po', intanto qua dentro sicuramente più scuro. Poi quando copio un'immagine mi faccio sempre, cioè vedo com'è l'immagine e poi penso se applicare quella cosa al mio disegno, non è una cosa automatica. Quindi, per esempio, tra le uova era scuro, no? È scuro. Però, per esempio, anche qui dovrebbe essere più scuro. Però qui ha senso per me, in questa immagine. Mentre di qua è una scelta anche stilistica di dire no, lo voglio lasciare chiaro. Quindi l'immagine mi aiuta sicuramente a ricordarmi come sono le cose nella realtà, come funziona la luce, eccetera. Quindi questo è importantissimo. Per questo io uso alla fine praticamente sempre le immagini di riferimento. Però poi questo non vuol dire che possiamo fare delle scelte autonome. Non era facile il nido, eh? Che come vi è sembrato? Comunque, in generale, quando sono così tanti elementi che è impossibile disegnare uno a uno, tipo tutti i rametti del nido. Vediamo se si è oscurato, mi ha avvisato nel momento giusto. Ah, mi ha avvisato ancora prima, quindi. Diciamo. Ok.
Che stavo dicendo? Che quando sono degli elementi così intricati, pensate più alla sensazione, al tipo di movimento, al tipo di tratti, e cercate di imitare quelli con il pennello, non ogni singolo rametto, come non ogni singolo capello, per esempio. Le mie uova sono frittate, allora poi ci devi far vedere, eh. Un'altra cosa che si potrebbe fare per il nido sono delle pennellate un po' più secche. Vediamo un po'. Quindi per farle prendo un pennello e lo apro un po', ne apro un po' le setole, poi prendo del colore, quindi era abbastanza asciuttino, e lo provo su un pezzo di carta, se lo trovo. Sì. Vedete che effetto fa? Quindi non so se funzionerà per le uova, per il nido, vediamo un po'. Proprio un altro tipo di effetto, molto secco. Non ci sta male. Poi se troppo potete sempre un po' sciogliere con dell'acqua, però ecco, così forse un pochino più ammorbidito. Queste uova sono molto molto chiare, forse un pochino più d'ombra. Qui vi voglio far vedere, siccome si è un po' sporcato, con un pennello piatto, questo è un po' grande, però ci provo lo stesso, bagnato, asciugato. Voglio vedere se si leva un po' di colore. Questo sulla carta cotone è facilissimo da fare. Il colore praticamente si sposta, si solleva. Poi bisogna stare attenti a non lasciare la macchia. Però almeno. Ah, cosa sta funzionando un po' anche qua? Pennello piatto perché sono di solito più rigidi e quindi in questo caso sono più indicati per levare un po' di colore. Vediamo pure questo allora a sto punto. Anche se è proprio una puntina. E comunque è una cosa che rischia di stressare un po' la carta, quindi lo posso fare una volta e basta. Ecco. E mettercela o non mettercela un po' più d'ombra? Poca poca? Giusto a questo forse va. Tanto non riesco a non fare le cose quando mi viene in mente che c'è un miglioramento che si potrebbe fare, quasi sempre lo faccio rischiando, però è qualcosa che mi ha permesso di migliorare, quindi tendo a rischiare di rovinare il disegno.
ma secondo me ne vale la pena. Adesso, siccome ho detto questa frase. Voglio mettere un pochino più di scuro, giusto qua in fondo. C'è una forma un po' più a patata, che a uova. Vediamo se posso aggiustare un po' la forma di qua col pennello super sottile. Però una volta che si è asciugato, perché se lo faccio adesso ovviamente il colore va dentro, quindi botta di phon. Comunque, per chi c'era l'altra volta, la luce mi sembra molto meglio. Secondo voi? Se vi ricordate com'era. Perché ho cambiato delle impostazioni, mi sembra piuttosto meglio. Basta. Adesso per questo ultimo angolo qua, non lo so mica che farci. Perché ci facciamo? Vediamo un po' che avevo selezionato l'altra volta. Allora, avevo messo il vaso. O la tazzina di caffè. Carina la tazzina di caffè, se c'è una foto decente. Posso levarvi le uova? Se no ve le metto qua. Ma li volete i link delle immagini se li volete fare un'altra volta, finire un'altra volta? Quasi quasi le metto a priori perché così anche chi magari vede la diretta dopo se le ritrova. Quindi un attimo, vado a ripescare il nostro amico scheletro e le metto in chat. Questo e le uova, così adesso le levo, perché troppa roba sullo schermo mi sa che è un po' un casino. E invece il caffè, dove sei? Eccolo. È questo.
Però solo la tazzina, cioè non mi va di fare il latte lì, direi proprio di no, quindi lo metto pure più su. Solo la tazzina, una cosa molto semplice. No. Ecco, quindi, andiamo con la tazzina. Non lo voglio fare troppo grande perché non voglio soffocare lo spazio, così va bene. Già sto nido, ho preso un po'. Va bene. Anzi, la facciamo un po' meno in prospettiva così si vede di più la parte interessante, quella del caffè. Questa è bella, interessante questa tazzina perché sembra fatta a mano, artigianale, con tutti quei puntini. Quindi può essere più interessante da dipingere. Che forma brutta che mi ha dato però. Un po' troppo sporgente l'ho fatto il manico. Diciamo che va bene. Qui forse è più tonda, tondeggiante, più carina.
È più tazza di caffè, sennò sembra un bicchiere. Ecco, molto meglio. Ci mettiamo qualche chicco di caffè, carino. Adesso comincio da la parte liquida. Quando si bagna, sempre con la massima attenzione, fate caso a dove arrivare, perché se si bagna nel posto sbagliato, poi ci va il colore e addio. Quindi in questo caso sto facendo particolare attenzione ad arrivare proprio al bordo preciso. E qui sì, un po' guardo l'immagine, un po' gli faccio fare quello che vuole al colore. Non è una di quelle sfumature che devono venire in un certo modo preciso. Già così è bello. Allora, qui non ci posso lavorare perché è bagnato, quindi intanto posso andare di qua. Il manico lo faccio, gli faccio prima una sfumatura leggera e poi dopo faccio la parte più scura. Quindi ribagno tutto. Giusto per dargli un po' di colore, di sfumatura qui e qui. Poi la parte più scura la rifinisco dopo. Oppure quando comincia ad asciugarsi, perché non è né troppo sfumato né troppo definito, no? Vediamo se posso farlo già ora con il pennello, però quello medio sottile. Siccome non voglio che il colore si espanda troppo, il pennello è abbastanza secco. Vediamo un po'. Ecco, già si stava asciugando, quindi non si espande più. Troppo scuro.
Con questa carta non si smuove proprio il colore. Altrimenti, facendo così, tamponando, il colore già si schiarisce, però su una carta un po' più malleabile di questa. Ecco, qua sono riuscita a levarlo un po' perché ancora non si era asciugato e recuperare la forma un po' più corretta di questo manico. E basta, adesso posso fare i chicchi. Asciugo, va? Adesso queste due parti è importante farle separatamente perché sennò qui non si capirà più niente. Se invece comincio a bagnare solo questa parte, infatti forse mi conviene aggiustare un po' la forma. Sì, sta un po' più. Più così. Quindi prima bagno questa parte qua, interna diciamo, così ci metto le ombre in maniera più ordinata. Quindi arriva fino a qua, anche se questa parte è bianca la bagno lo stesso. Mentre qui devo fare attenzione a non bagnare quel bordino in alto chiaro, quello in alto a destra. Così rimane bianco. E qui ci metto un po', non troppo perché non deve essere scuro quanto l'interno, cioè quanto il contenuto, diciamo. Qui c'è un'ombra proprio leggerissima, magari la faccio per dargli un po' più di senso. Un accenno proprio. Perché sennò non si distingue con il bordo. Ecco, anche solo così aiuta.
Ok, adesso posso andare qui perché c'è il bordino che separa, quindi lo posso bagnare tranquillamente, questa parte qua. Qui adesso c'è un'ombra importante di qua, però non la voglio fare così scura. Voglio che comunque l'attenzione principale sia verso il contenuto della tazza, quindi la faccio scura, ma non troppo. E arrivo appena sotto al bordino. Poi ci sono queste curvette leggere, no? Che sono interessanti da fare, proprio leggere, leggere. Magari scurisco un po' proprio al margine esterno. Troppo colore. Perché mi ostino a fare i dettagli con questo pennello? Bella domanda. Devo fare qui? Vi capita mai che state dipingendo, soprattutto su una tela grande, succede? Dipingete, poi andate a sciacquare il pennello, prendete il colore e non vi ricordate più dove stavate dipingendo nello spazio del quadro? E a volte uno perde proprio, non lo so, il senso del tempo e quindi va un po' in automatico. E appena riprende coscienza non sa più dove stava lavorando. Mi capita abbastanza spesso, quando, beh, in questo caso magari no, però quando sto dipingendo qualcosa di particolarmente intricato mi succede. Ok, io direi che asciugo, poi vado a cancellare i segni di matita e poi vedo se c'è qualche altra cosa da fare, ma sono abbastanza contenta di come è venuta. Ah, questa smessa. Aspettate che sto cercando di capire che succede. Ok. Perché non mi ha avvisato? Ah, perché non l'ho fatto partire. Semplice.
Allora sì, voglio giusto rifinire il bordo della tazzina, non si vede perché ovviamente è bianco, però quando c'è un soggetto bianco su sfondo bianco possiamo usare dei piccoli artifici tipo farlo non bianco ma leggermente tinto oppure un bordino leggero. Oh, mi sa che la pagina è finita. Chi c'è ancora? Qualcuno? Voglio, allora, aggiusto questa sfumatura qua, proviamoci, con lo stesso metodo di prima. Va bene così. Ok, ragazzi, mi sa che per oggi è tutto. Io sono piuttosto contenta di come è venuta questa pagina e di questo colore che è bellissimo. Vedete anche qua dentro le parti che diventano violacee. Veramente interessante. Questa è la pagina. Tutta in diretta questa pagina. Se c'è ancora qualcuno vi dico una cosa in anteprima. Però datemi un segno di vita, se no. Vabbè, faccio finta che qualcuno mi ha risposto. No, vi volevo dire, volevo condividere con voi questa piccola gioia dei nuovi acquerelli che ho comprato e mi sono arrivati, quindi sempre della stessa serie di questi granulanti, granulosi, e questi, guardate che carini, così piccoli, sono veramente favolosi, questa serie Tundra si chiama, quindi questi colori qua, e serie Foresta, quindi questi tutti verdi, vari tipi di verdi, e sto preparando un video su questo, sempre il solito video che esce il venerdì, quindi venerdì prossimo ritroverete questi della serie Foresta, che sono veramente belli. Questi vedete che qua c'è un vuoto nel mio sfondo, perché ho messo questi qua, però oggi ci ho fatto il video, quindi li ho levati. E niente, sono molto contenta del mio acquisto. E basta, vi saluto, grazie per questa cosa. Io sono contenta, insomma, se a voi fa piacere, sono contenta di fare queste dirette. E penso, sì, confermo questo orario, alla fine è meglio le 5:30 rispetto alle 6. E quindi ci vediamo lunedì prossimo.
oppure con chi di voi sta nel gruppo, ci vediamo nel gruppo. E buona serata a tutti quanti. E ciao ciao.